Siamo in compagnia di Alessandra Lamia, direttrice artistica della Festa del Pane e della Pasta, anche per questa edizione 2022. Lei ha curato davvero ogni minimo particolare della realizzazione dell'evento con grande impegno, vero Alessandra? Sì, abbiamo cercato di curare tutto nei minimi dettagli. Siamo giunti alla quinta edizione della Festa del Pane e della Pasta. Abbiamo messo anima e cuore in questa manifestazione. Abbiamo iniziato 8 mesi fa e ogni giorno c'erano sempre tante novità da aggiungere, cercare ospiti, cercare di rendere anche questa borgata un po' più colorata. Infatti ringrazio l'architetto Gerry Bianco con il gruppo Scalmanati per aver colorato e dipinto tutti i murales di questa borgata. E ovviamente ringrazio te per la tua presenza e per tutte le tue interviste. Ringrazio Francesco per la fiducia accordatami in questo ruolo. E ringrazio specialmente tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, perché senza di loro nulla sarebbe potuto accadere. Ringraziamo l'ARS, l'assessore Mimmo Turano, ma un grazie particolare a tutta la gente che ci è venuta a trovare.